Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Argomento del giorno, il ritorno a scuola per l'esame di maturità. Alessandra Grati. Al via la maturità, la prima senza le prove scritte e con un orale diviso in 5 parti. Un esame inedito, ma pur sempre un esame, con ansia e paure della vigilia, a cui si è unita anche l'emozione di tornare a scuola e rivedere compagni e professori. Personalmente ho capito un po' di più il valore delle amicizie che magari in questi, negli ultimi periodi magari si possono sentire magari tramite il telefono. Ma prima di entrare bisogna sanificare le mani, misurare la temperatura. Niente lavagna, niente fogli, ma slide e lim per presentare il lavoro fatto. Non ci hanno fatto fare la prova pratica, che secondo me è stata molto penalizzante, perché appunto ci si metteva proprio alla prova con noi stessi durante la prova pratica. Un colloquio sicuramente diverso, ma meno difficile del previsto. Stranamente è andata bene, cioè comunque molto meglio di quello che pensavo. E l'ansia inizialmente mi stava letteralmente distruggendo. Al Gramsci Keynes l'esame di maturità è anche un momento per ritornare a scuola e concludere un percorso di 5 anni. È un po' in ansia, un po' un mix di emozioni, considerando che comunque dopo 5 anni è un bel traguardo questo. È stata una bella emozione, comunque erano 3 mesi che non rientravo da quel cancello. Grande emozione anche al Copernico e al Buzzi per il rientro a scuola. Sì, faceva sentire la sua mancanza, però è sempre come me la ricordavo e ora l'ultima volta che l'ho vista mi mancherà. Per tutti i prof non ci sei più abituata, diciamo così, dopo 3 mesi con didattica a casa. Ma l'attesa è lunga, tra un colloquio e l'altro passa anche un'ora e poi c'è la sanificazione della postazione. Diciamo che sono tranquillo un pochino perché penso di andare bene. Sono molto in ansia anche se ho studiato molto, quindi mi sento abbastanza tranquillo ad affrontare questa maturità. A scuola è tornato anche il presidente della provincia Francesco Pugelli per salutare ragazzi e insegnanti. Ci spostiamo al Palazzo di Giustizia per il processo sul fallimento del CREAF, il Centro di Ricerca e Alta Formazione. Sono 8 gli imputati chiamati a rispondere di bancarotta semplice. Stamani in aula è comparso nuovamente il curatore fallimentare che ha ribadito quello che già aveva espresso alla passata udienza, e cioè che il CREAF era già da chiudere a gennaio del 2011. Già il 1 gennaio 2011 non c'erano più le condizioni per tenere in vita il CREAF. In quel momento sarebbero dovuti scattare i meccanismi di cautela, che invece non sono scattati. Non ha retrocesso di un passo il commercialista Leonardo Castoldi, commissario giudiziale prima e curatore fallimentare poi della società pubblica dichiarata fallita nel 2017, comparso nuovamente in tribunale oggi come testimone dell'accusa nel processo a 8 tra politici ed ex amministratori chiamati a rispondere di bancarotta semplice. Sul banco degli imputati, tra gli altri, il sindaco di Prato Matteo Biffoni, nella sua qualità di presidente della provincia e dunque socio di maggioranza, tutti i comuni dell'area pratese e gli altri soci, il suo predecessore Lamberto Gestri e gli ex amministratori della società Luca Rinfreschi e Laura Calciolari. Presenti in aula Rinfreschi e Gestri, ed è stata la difesa di quest'ultimo, avvocato Giovanni Renna, protagonista di un complesso controesame. La scorsa udienza Castoldi aveva risposto alle domande del pubblico ministero Lorenzo Boscagli, che si è protratto per oltre 3 ore. Un controesame non privo di tensioni e farcito di tecnicismi relativi non solo alla gestione della società, fallita senza aver mai raggiunto il suo oggetto sociale, vale a dire il centro di ricerca e alta formazione, nonostante una spesa di 22 milioni di finanziamenti pubblici, ma anche gli interventi della politica. L'avvocato Renna ha contestato tutte o quasi le risposte del commercialista, sostenendo in sintesi che oggi il quadro contiene elementi che inducono a determinate valutazioni rispetto allo stato dei fatti nel 2011. Renna ha ricordato le azioni intraprese dall'ex presidente Gestri su tutte, un parere alla Corte dei Conti e la ricerca di nuove fonti di finanziamento, ma Castoldi ha ribadito che tutto ciò fu sì corretto, ma non sufficiente a raggiungere una ragionevole certezza circa la capacità della società a rimanere in piedi. Una posizione a cui la difesa di Lamberto Gestri ha ribattuto con forza,
Valenza, ricordando che nel 2011 il CREAF aveva una disponibilità di oltre 1 milione di euro, che la Regione altrettanto aveva erogato e che il lotto 1 della sede del CREAF in via Galcianese era addirittura d'arrivo e il lotto 2 era a buon punto. Molte le questioni oggetto del controesame, tra cui quella della manifestazione di interesse da parte di aziende a trasferirsi in via Galcianese, ciò nell'ottica della difesa per dimostrare che si afferma il falso quando si dice che era chiaro e limpido che il CREAF era in un vicolo cieco. Non c'erano segnali concreti, la risposta di Castoldi, eravamo appunto alle manifestazioni di interesse che hanno una rilevanza indiziaria rispetto a un piano di fattibilità. L'avvocato Renna ha poi contestato a Castoldi di aver classificato come un rudere l'immobile di via Galcianese, che invece è stato acquistato in sede di procedura fallimentare da Sviluppo Toscana per una cifra superiore a quella di stima e che con un solo bando ha trovato inquilini che a breve occuperanno 7.000 metri. La vendita è frutto di una radice politica, la risposta di Castoldi. Se quell'immobile lo avessi proposto a libero mercato, non lo avrei venduto per via del vincolo urbanistico. L'inchiesta sul trasporto pubblico locale, indagato il presidente della regione Enrico Rossi, che dice accuse ridicole. Gigliola Caridi. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha indagato per la gara regionale per il trasporto pubblico locale, bando da 4 miliardi per 11 anni. Il reato contestato è quello di turbativa d'asta, cioè il governatore toscano aveva rilasciato un'intervista ad Asca News il 13 novembre del 2015, nella quale commentava l'aggiudicazione ad Autolinee nonostante la gara non fosse ancora terminata, mancava il piano economico-finanziario. Pronta la risposta di Rossi. Accuse infamanti e ridicole. Aspetto il momento giusto per procedere a querelare i calunniatori, scrive Rossi su Facebook, facendo riferimento all'esposto fatto dalla cordata di imprese che ha perso la gara e che mette, scrive sempre Rossi, sotto accusa, oltre a me, l'intera commissione regionale e i dirigenti del settore mobilità. Con Rossi sono 7 gli indagati. Le accuse ipotizzate a vario titolo sono falso, abuso di ufficio, turbativa d'asta, induzione a promettere o dare utilità. L'avviso di garanzia a Rossi è stato notificato ieri in vista della consulenza sul materiale sequestrato in regione e presso AT. Per quanto mi riguarda, continua il governatore della Toscana, l'accusa è aver rilasciato dichiarazioni sull'esito provvisorio della gara prima della sua conclusione formale, ma chi ha fatto l'esposto nasconde il fatto che la notizia già da un mese era di pubblico dominio e riportata dalla stampa. La seduta della commissione per l'apertura delle buste era stata pubblica, come prevede la legge, e quindi tutti erano a conoscenza del risultato. Per Rossi la cosa più vergognosa e triste di questa vicenda è che si è sviluppato un contenzioso che ha ritardato di almeno 4 anni la partenza del nuovo servizio di trasporto pubblico locale, provocando un danno alle casse regionali di 2 milioni di euro per ogni mese e impedendo ai cittadini di beneficiare di un trasporto pubblico locale moderno e con autobus nuovi. Il bilancio sul coronavirus nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato, Alessandra Grati. Sono anche oggi più che rose le notizie che arrivano sul fronte dell'epidemia Covid-19, sia a Prato sia in Toscana. Nella nostra provincia si registra l'ennesimo doppio zero, con nessun contagio che si aggiunge al totale di 569 da inizio emergenza. Ed è il sesto giorno consecutivo che accade e nessuna vittima, che va ad allungare il triste elenco delle 51 persone decedute dopo aver contratto l'infezione. In Toscana invece sono solo 2 tamponi positivi, a fronte di un totale di 4.261 analizzati. Si registra purtroppo la morte di una donna di 86 anni, residente a Grosseto. I dati si ricavano dal bollettino della regione, che fa il punto della situazione a mezzogiorno di oggi rispetto alle 24 ore precedenti. Considerati 20 guariti in più, gli attuali positivi nella regione sono 444, 397 dei quali in isolamento a casa e 47 ricoverati negli ospedali toscani, di cui 14 in terapia intensiva. Sono 1.092 deceduti dall'inizio dell'epidemia. Firenze è la provincia più colpita, Grosseto quella con meno morti. Ha perso il controllo dello scooter ed è caduto a terra sbattendo forte la schiena. È intervenuto anche l'elisoccorso Pegaso poco dopo le 16 di oggi per soccorrere un 29enne italiano rimasto ferito in un incidente avvenuto in via Argine dell'Ombrone. La zona è quella di Iolo. Il giovane, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. Il 118 ha inviato un'ambulanza della misericordia di Iolo. I sanitari,
visto che il giovane lamentava forti dolori alla schiena, hanno fatto intervenire Pegaso per il trasferimento a Careggi. Allarme, truffe telefoniche, sentite. Quando rispondete a una telefonata, accertatevi sempre con chi state parlando e prestate attenzione a quanto vi viene detto e chiesto. Sono sempre più numerose le segnalazioni a Notizie di Prato di cittadini che hanno ricevuto la chiamata per la stipula di un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica. Non è solo l'aggressività dell'interlocutore a creare malumore, ma anche la mancanza di chiarezza e soprattutto il fatto che la telefonata arriva da un numero con il prefisso di Prato, che però risulta inesistente se si prova a ricontattarlo. Secondo le segnalazioni, l'interlocutore si limita a dire di operare per conto di una società di intermediazione, senza però specificare quale, ma insistendo per un appuntamento a casa necessario a firmare il nuovo contratto. Per convincere gli utenti verrebbe accampato come motivo quello dell'imminente scadenza dell'attuale contratto in conseguenza del passaggio al mercato libero, che produrrà un aumento dei prezzi. Informazione sbagliata, non ci saranno aumenti. Meglio non fornire nessun riferimento riportato sulla propria bolletta e meglio anche affrettarsi a chiudere la telefonata. La consigliera regionale del PD, Ilaria Bugetti, insieme alla collega del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, è stata designata dal Consiglio regionale come componente per il coordinamento toscano per la prevenzione dell'usura con il ruolo di vicepresidente. Non vi è dubbio che in questo momento così difficile per l'economia del nostro paese a seguito dell'emergenza sanitaria, quella del coronavirus, le parole di Ilaria Bugetti, la lotta all'usura, cioè la lotta a chi specula e si arricchisce sulle crescenti situazioni di difficoltà di famiglie ed imprese, debba diventare una priorità. Questa è la nostra ultima notizia, non ce ne sono altre. Grazie per averci seguito. A tutti, arrivederci.